Ci troviamo all'altezza di Poti. Poti, Poti. Buongiorno viaggiatori, siamo Mark e Miki. Dopo aver viaggiato nei 5 continenti, qualche anno fa abbiamo acquistato un fuoristrada, la Belva. Camperizzata e con una tenda sul tetto, è diventato il nostro hotel viaggiante a 1000 stelle. In questo nuovo viaggio vi porteremo alla scoperta di Grecia, Turchia, Georgia e Armenia. Non mancheranno paesaggi spettacolari e salvataggi imprevisti. Inizia così la nuova serie Ma che Caucaso di viaggio! Buona visione! Ciao! I gradi sono 31. Lì in fondo si intravede la sedia del Baywatch. Mentre laggiù, non so se vedete le torri, noi adesso siamo qua in fila, è la città di Batumi. Mancano ancora 8 chilometri, mi sa, di coda. Ma che bella questa costruzione! Destinazione lavanderia. Vediamo quanto tempo ci serve. Allora, queste lavatrici tengono 10 kg e costa 20 lari, quindi all'incirca 6 euro e qualcosa al lavaggio. Ok. Abbiamo dovuto cercare un ATM per prelevare i soldi perché avevamo fatto i conti perfetti, tanto qui avremmo fatto tutto con la carta di credito, ma la signora della lavanderia accetta solo contanti e quindi cambio soldi. I conti li avevo fatti perfetti. Va bene. Vieni, vieni, che ti offro qualcosa. Che mi offri? Che galantuomo, guarda, mi offre anche le cose. Comunque, non vi avevo ancora aggiornato, siamo nel centro di Batumi e adesso, attenzione di farti la barba? Non lo so. Guardiamo. Ma cosa fa un uomo a Batumi con il sacchetto dell'esse lunga e con dentro la biancheria pulita? Fammi sentire il profumo. Bene, buono. Hanno un buon profumo. Io te l'avrei lavati con più carineria a casa comunque. Abbiamo lavato anche questa tua camicia, quella nera delicatissima. Chissà com'è venuta. Noi ci siamo parcheggiati all'hotel Queen, siamo arrivati, adesso vediamo la nostra stanza. Questo hotel sembra un museo. Qua c'è anche un pianoforte, poi vi faccio vedere la sala sotto. Colonne, statuine, sedie, arazzi. Questa è comunque la nostra stanza. Molto molto grande, infatti l'avevo scelta per questo. Doppia finestra. Poi abbiamo un bel lettone, armadio. E di là abbiamo il bagno. Ci hanno rassicurato sul fatto che dalla finestra, in sostanza, siamo felici perché si vede la macchina che sta subito laggiù sotto sotto, vedete? Il tetto è lì. E così siamo tranquilli. Poi, per quanto riguarda, in quest'altro punto abbiamo il frigorifero, che male non fa visto che fa un caldo pazzesco. E poi abbiamo il bagno. Com'è, Mark, il bagno? Pulito. Bene. Ah, tanto va la finestra. Ok. Doccia, vabbè, c'è tutto quello che serve, via, perfetto. Va benissimo, allora andiamo a prendere gli altri bagagli, vai, così ci sistemiamo. Dalla nostra finestra si vede direttamente la torre dell'alfabeto, 130 metri d'altezza, e poi dopo andremo a vederla, ve la spiego per bene. Comunque, anche qua si conferma la stranezza che rifanno il letto e in sostanza le lenzuola vengono lasciate così. Per cui le lenzuola ve le sistemate poi voi addosso. E qui va così. Biancheria tutta pizzettosa. Va bene, siamo molto fashion stasera. Ok, il letto è così. Ora vi facciamo vedere l'altra parte del castello. Mark, dimmi cosa dici te. Qual è il tuo pensiero? Shining. ha detto Mark. Ha detto un cavallo. Ha detto Mark che stasera porta l'accetta. Guarda, quello lì è tutto di madreperla, Mark. Guarda che cosa. Però scusami, c'ha 9,8 di media. Cioè,
tanta roba. Allora, intanto io partirei con questo splendido skyline e poi vi vorrei dire che questa sulla destra è la torre Cioccia. Pensate che questa torre è stata costruita in origine, diciamo che l'idea era che invece di acqua qua dalle fontane scorresse del vino, perché è simbolo della Georgia. Ora, ci sarebbe stato un sacco di brioconi, infatti non vedo scorrere vino, però in compenso c'è un bellissimo orologio in cima, c'è questo tramonto fantastico dietro e vedi che cosa carina. Invece è Cioccia Fountain, ma il vino non c'è, però niente vino, vabbè, pazienza comunque. E invece questa qua giù in fondo è la torre dell'alfabeto georgiano. Allora, pensate che questa torre, alta 130 metri e sovrastata da una cupola, è il simbolo praticamente di quanto i georgiani sono affezionati alle loro tradizioni. Per cui la forma a elica ricorda il DNA e su praticamente tutta la struttura, se vedete lungo la fascia, ci sono le 33 lettere che corrispondono all'alfabeto georgiano. E qua tutto questo splendido viale a mare. Ragazzi, una cosa fantastica, qua nel parco, praticamente proprio nel centro della città, è tranquillamente permesso il campeggio libero. E quindi qua nel giardino ci sono tutte queste tendine. E invece il parcheggio qua delle auto è un vero e proprio... vero? Si poteva venire anche noi con la tenda da setta a questo punto. Ci siamo fatti gli scrupoli, guarda. Venivamo qua, ci facevamo la doccetta in centro. Questi palazzi stragiganteschi, mi immagino che di notte faranno veramente un figurone. Ora Mark, prendiamo le misure della città stasera, poi domani la giriamo per bene, sei d'accordo? Sì. Oh, bene. Anche perché ora non c'è la luce, no? Ci vuole il cavalletto per fare il lavoro. Sì, no, mi rendo conto. Uè. Giusto per farvi capire la proporzione. Adesso siamo sotto. Queste sono le persone in fila per salire sull'ascensore che li porterà lassù. Il lungomare di Batumi, da una parte la pista ciclabile e di qua tutta la parte pedonale. Con artisti di strada, il lungomare è veramente affollatissimo. C'è anche la ruota panoramica e il faro. Guardate quante persone sono ancora sul mare, il sole è già calato e la spiaggia è sempre affollatissima. Beh, direi che lo stile rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso è parecchio cambiato. Nel frattempo volano dei droni a delle velocità pazzeschissime. Mai visto che roba? Sembrava si schiantasse contro la torre. Ragazzi, qui stanno suonando la lambada. Ma quanti anni era? 40 anni indietro. Che non si sentiva la lambada. No, 40 no. Dai. No, era nel 87. Ero ragazzino io. Vabbè, però è sempre bella la lambada, dai. Non è 40 anni, poco ci manca. Cammina zoppa ora, non parla più. Questa che vedete è una statua che celebra l'amore. È la statua che parla della triste storia di Ali e Nino. Pensate che Ali è originario dell'Azerbaigian ed è un musulmano e si innamora perdutamente della principessa georgiana Nino. Che cosa succede però? Ali deve partire per la prima guerra mondiale, dove poi morirà. E quindi questa statua celebra il loro amore, per cui gli amanti rimangono sempre separati, tranne un momento in cui si uniscono in un lungo bacio e poi si staccano nuovamente. E Batumi infatti è anche famosa e conosciuta come la città dell'amore. E la storia dei due amanti che si baciano e poi si separano continua così all'infinito. Colpo d'occhio, la statua di Alinnino e la torre dell'alfabeto che intanto si sta colorando. Pazzesco!
i fuochi d'artificio, sì, adorissimo. E a proposito di Las Vegas del Mar Nero, questo è uno dei tanti casinò che si trovano, che in questo momento sta sfoggiando una bellissima bandiera dell'Ucraina in segno di solidarietà. Bravi! Via, domani pantaloni lunghi e camicie si va a giocare. E c'è la cravatta anche. Quella tanto te la danno loro. Ah sì? Ma è tutto sì. L'abito elegante, eccetera, eccetera. Io l'avevo portato un vestitino per le feste, ma poi mi sembra che non me lo sono mai messo. Ma io non lo so, la camicina ce l'ho, il pantalone lungo ce l'ho. Se vogliamo andiamo là e spendiamo soldi come ciao, se non ci fosse un domani. Vabbè, ok, io forse qualcosa riporto a casa, te io non porto niente perché li spendo tutti. Buongiorno viaggiatori, buongiorno a tutti dal nostro hotel a Batumi. Abbiamo dormito in questo letto che praticamente il lenzuolino è, cioè un lenzuolino da neonati, per cui ce lo siamo spartito. Eravamo così indecisi se fosse per una persona o per due, ma non si sa. Comunque vabbè, e adesso tra poco dietro abbiamo questo coso che non chiedete, ma è tipo cinese, c'è tutte le scritte cinesi, insomma vabbè, è un po' inquietante questo hotel, un hotel sui generis, Shining. Comunque, a parte questo, ci finiamo di preparare, andiamo a fare colazione Montresor. Bene, perfetto. Allora, ci finiamo di preparare. Vai. Okay. Ci terrei a far notare che qualcuno, io, sono già pronta. Ci sei voluto andare prima te in bagno. Qualcun altro? In bagno ci sei voluto andare prima te, no? È sempre qua. Via. Oh, devo defluire. Vabbè. Io aspetto, sono pronta per la colazione. Ragazzi, la sala delle colazioni è imperiale, come vedete soltanto dal lampadario. Qua nella sala imperiale della colazione, dopo aver sperimentato che, quindi, questo è un dolce e l'abbiamo assaggiato. Vabbè. Queste sono melanzane tipo ripassate, tutta roba leggera. Questi sono peperoni, anche questi tipo grigliati. Questo abbiamo scoperto essere una marmellata. Poi vabbè, olive nere, frutta, formaggio. Poi ci ha fatto l'omelette con dentro una specie di prosciutto cotto, pomodori. E qui dalla sala imperiale. Chiudiamo l'angolo colazione. Guardate quante statuine. Ma pensate voi a spolverarle tutte una per una. Infatti non le spoglie. E comunque i proprietari in sostanza si sono ritagliati un'ala qua del castello imperiale. No, non è piccina come casa. No, non è piccina, sono delle stanze immense. Pensate solo questo quadro in argento, un basso rilievo di una nave, quanto può valere. Questo signore ci dà l'idea di un russo però. Vabbè, e noi ci ritorniamo tra statue e statuine nella nostra misera abitazione. Vabbè, e che diamo inizio alla giornata a Batumi. Inizia la nostra esplorazione mattiniera di Batumi. Allora, pensate che qua coesistono sia moschee che chiese ortodosse. Come vedete si tratta di una piazzetta pedonale costruita nel 2009. Guardate che caratteristica, la torre dell'orologio. È famosa perché ha molti richiami all'Italia e allo stile Liberty. Diciamo che è un po' fuori contesto, no? Considerando, sembrano quasi degli angolini a volte anche comunque francesi. Qua ci sono, sotto i loggiati ci sono tutti dei locali. E guardate che carina. C'è un locale che si chiama La Brioche, infatti tipico proprio georgiano, La Brioche. Le arcate sono riccamente decorate e quindi già il fatto che si chiami piazza fa già Italia. Nel centro della piazza si trova un bel mosaico e poi potete vedere qua sul fondo il ristorante Mimino. L'hotel chiaramente si chiama Piazza e il ristorante si chiama Marco Polo e qua c'è una gelateria italiana Bella Mia. Ma Mimino è meraviglioso. Mimino! Guardate quanti stili diversi che coesistono nella stessa città. Si passa dai grattacieli per moderni a delle costruzioni
retro, diciamo che c'è veramente un po' di tutto. Guardate le contraddizioni, pensate che questa finestra minuscola è un panificio, qui dalla finestra si danno il pane, è veramente particolare. Ecco, la compravendita del pane è avvenuta. Uno dei tanti richiami al vino che si trovano in questa città. Sapete che il vino in Georgia è onnipresente. Guardate quest'edera, ma si è arrampicata su questo palazzo con le stracolonne. E guardate qua, giri un angolo e ricambia completamente lo skyline. Quindi palazzi tutti con gli stucchi, mega torre e sullo sfondo palazzi grattacieli stramoderni. E proprio questa infatti è la torre dell'orologio con l'orologio astronomico, situata peraltro in un bellissimo palazzo affacciato qua su Liberty Square, Piazza della Libertà. Della colonna, quindi sui quattro lati ci sono raffigurati un po' in sintesi tutti gli elementi che hanno contraddistinto questa storia incredibile. Ma partiamo con la storia, ve la voglio raccontare proprio qui sotto la colonna. Allora, innanzitutto, prima partiamo dalla realtà, quindi la realtà è tradizione quassù sulle montagne nella regione dello Svaneti che venivano raccolte le pepite d'oro con i velli di pecora, quindi si andava nei ruscelli a cercare questi sassolini con l'oro. E quindi questa è una tradizione peraltro che c'è ancora nello Svaneti. Però poi c'è la parte più bella, più caratteristica, che è la leggenda. Allora, partiamo con la leggenda. Sì, ma quale posto migliore che proprio sotto la statua di Medea del velo d'oro parlare della leggenda di Giasone? No, di Giasone e degli Argonauti, ora gliela racconto. No, ma è un pippone lungo questo. Ah, vabbè, gliela racconto io lo stesso. Io l'ho letta, è lunga. L'hai letta? Sì. A parte io non sono agile a leggere. Quanta però, cultura. Però insomma è lungo il pippone, eh? Va bene, io ve lo faccio lo stesso. No, glielo faccio. Allora, la leggenda di Giasone degli Argonauti. Innanzitutto, chi è Giasone? Giasone fa parte della discendenza di Eolo. Eolo è il dio dei venti. E quindi che cosa succede? Questo Giasone viene educato fin da piccolo da un centauro che gli insegna le arti della medicina. E quindi questa cosa lo tiene un po' lontano dal regno. Quando ritorna poi da grande nel regno, in sostanza c'è suo zio che governa tutto. Lui vuole riprendersi il potere e quindi lo zio gli dice: ok Giasone, ti ridarò il tuo regno nel momento in cui mi riporterà il vello d'oro. Il vello d'oro c'è un piccolo particolare, che è custodito da un drago nel territorio della Colchide, che è l'attuale costa del Mar Nero qui georgiana, e quindi deve arrivarci. Quindi per fare tutto questo ha bisogno di una nave, chiede aiuto a Argo che gli costruisce una nave e verrà chiamata Argo, che appunto significa veloce. Ha bisogno di un equipaggio, che saranno gli Argonauti, e parte quindi alla volta della conquista del vello d'oro. Quando arriva però sul territorio, anche lì è governata da un sovrano. Questo sovrano gli dice: ma certo caro Giasonuccio mio, non ci sono problemi, vai pure a prendere il vello d'oro, prima però dovrai superare delle prove. Quindi lo mette davanti a delle prove impossibili, gli dice: dovrai andare a domesticare dei tori che sputano dalle narici fuoco, insomma un sacco di cose che chiaramente Giasonuccio non riesce a fare. Però Giasone dà la sua una cosa: che Medea, la figlia del sovrano, si innamora perdutamente di lui. Medea è un'esperta di arti magiche, per cui va da Giasone e gli propone un patto. Gli dice: se mi porterai via con te in Grecia, io ti aiuterò a conquistare, a prendere il vello d'oro al drago. Giasone accetta,
per cui lei con una pozione magica fa addormentare il drago, prendono il vello d'oro e a quel punto scappano. Però prima di scappare, praticamente che cosa succede? Medea ha un'idea geniale. Dice: rapiamo anche mio fratellino, già che ci siamo. Quindi rapisce anche il fratellino, prendono, montano tutti sull'Argo, Giasone, Medea, gli Argonauti, il fratellino di Medea, e se ne scappano alla volta della Grecia. Ma il sovrano, che a quel punto si è accorto del trucco, li insegue con un'altra nave e con i suoi soldati. Medea a quel punto, per frenare la corsa del padre, ha una genialata ancora di più: prende suo fratellino, lo uccide, lo fa in pezzi e lo butta in mare. Un genio. A quel punto il sovrano, disperato, ferma chiaramente la sua nave per raccogliere in mare i pezzi del figlio, e perde quindi di vista a Giasone e tutti gli altri, che riescono a fuggire. A quel punto però Zeus, il deo degli dei che tutto vede e tutto sa, si infuria talmente tanto per l'omicidio che decide di farli perdere la rotta, e quindi questi vanno a finire con la loro nave Argo nell'Adriatico. Nell'Adriatico poi a quel punto Zeus gli dirà: a questo punto andate anche dalla maga Circe, dove vi purificherete della brutta cosa che avete fatto, per poi tornare in patria. Allora devono andare anche dalla maga Circe, che, apro e chiudo parentesi, è la zia di Medea, per cui queste maghe sono tutte imparentate tra di loro, e si purificano, e a quel punto riprendono la strada per tornare in patria. Tornato in patria, dai, il vello d'oro viene riconsegnato allo zio, lo zio a quel punto lì del regno, e lui e Medea hanno dei figli, e sembra che tutto finisca in maniera così deliziosa. Passano gli anni e Giasone che cosa fa? Che sceglieva sempre delle donnine importanti, si innamora di un figlio di un altro sovrano e lascia Medea. A quel punto, il giorno delle nozze con la nuova sposa di Giasone, Medea, che è, vi ricordate, una persona carinissima, decide di fare un regalo di vero cuore alla sposa, per cui le regala un abito nuziale. Però c'è un piccolo particolare: l'abito nuziale è magico, per cui appena la sposa lo indossa, gli si diffonde nelle vene un fuoco magico che la fa bruciare lei, tutto il palazzo e tutti gli abitanti, quindi una strage. Medea a quel punto, parzialmente soddisfatta, che cosa fa dopo aver fatto tutta questa bella cosa? Già che c'era, uccide anche i figli avuti da Giasone, e poi con un carro luminoso avuto in dono dal dio Sole prende e se ne va. Con l'oro. E questa è la storia di Medea. Beh, io volevo dire una ti cosa. È piaciuta? Ma chi scrive queste storie qui? Ma è una leggenda questa, ma, la vabbè, mitologia. Ma la mitologia, no? Qualcuno stava male, si era fatto degli acidi. Comunque c'è da dire una cosa, che Medea era veramente... Vabbè, però ascolta, lui l'aveva tradita. Ti piaceva Medea? Sì, mi piaceva, perché poi si è anche vendicata. Poi era la nipote della Circe. Ha fatto bene. E comunque tutto questo pippone era per raccontarvi questa storia. Va bene? Sei stato felice? Sì, sono stato felicissimo. Allora possiamo procedere a vedere il resto di Batumi, a questo punto. Ok, vai, andiamo per Batumi, che è meglio. Questo che vedete gigante è un mega casinò, Princess Casinò. Qui ci sono appunto tutti questi mega palazzi. Sullo sfondo troneggia quell'altro palazzo laggiù, che è un mega casinò anche quello, la mitica Medea, e la torre con l'orologio astronomico, 360 della piazza. Vi domanderete: ma cosa ci incassa la conchiglia con la perla, eccetera eccetera? C'è una spiegazione, perché Batumi è chiamata anche la perla del Mar Nero. Ding! E adesso ce ne andiamo nel Central Park di Batumi, il parco. Pensate che questo parco è stato creato nel 1881. Il grande lago si trova al centro di tutto il parco, che è un grande polmone verde della città. Poi c'è un acquario, un delfinario, e sullo sfondo vedete in costruzione un mega gigantesco Marriott Hotel, perché laggiù c'è il mare, quindi stra mega fronte mare. Comunque bellissimo questo parco, molto molto bello.